c'era più la cosa, eh. Vieni qui. Andiamo. Ecco lei. Mi raccomando, prego, macchine fotografiche, borse come la sua, guarda roba. Grazie, buona giornata. Auk! Questo pure oggi. Do fastidio. Ci mancherebbe. Professore, quanti ne salutiamo oggi? 7. Perché? Che ore sono? 10:30. E allora 7. Pronto? Guarda, forse non ci siamo spiegati. Io non ho niente da dirti. Scusi, siccome non ricordo, all'uscita ha detto... No, tu sai benissimo di cosa sto parlando. Sono veramente stanca e lo sai. No, guarda, sto chiudendo. Non posso parlare. Ti ho detto che non posso. È all'uscita. Sicuro che non posso fare nient'altro per lei? No, no, chiudo adesso. Chiudo adesso. Sì. Lo stronzo. Signorina, va bene che oggi è il suo primo giorno, ma il cellulare va spento. Tenga. Scusi. Buon lavoro. All'uscita. All'uscita, all'uscita. Grazie tante, scusi. Che giornata di merda. Cosa non va, signorina? Prego. Non volevo mica disturbarla. Si figuri. No, che cosa sta facendo? Ma perché? Ma tu guarda stamattina. Io devo renderle conto se mi sento uno schifo. No, non deve dar conto a me. A se stessa. È bella. E poi, di fronte a un ritratto come questo? E adesso il ritratto che c'entra? A parte il fatto che la signorina qui non mi sembra avere grossi problemi. Beh, intanto ce n'è uno grossissimo. È molto più brutta di lei, sa. Guardi, il capo servizio prima mi ha già ripreso, per cui forse è il caso che io... Se noi sapessimo guardare un po' meno intorno a noi e vedere di più. Per esempio, no, la fornarina qui, noi non potremmo mai definirla bella. Dico, oggettivamente. Collo corto, gli occhi un po' sporgenti, le spalle un po' spioventi, questo ventre un po' prominente. Dell'epoca gareggiavano con la natura per cercare di rappresentare la perfezione. Raffaello no, ossia Raffaello cercava sì un'armonia, ma un'armonia personale, non oggettiva. Tutti possiamo essere belli e la fornarina è serena. Forse per lei il discorso si fa un po' più difficile perché è bella anche oggettivamente,
No? Ah, ho capito. Vuole posare anche lei per Raffaello. Mi sa che stamattina lei ha proprio voglia di scherzare. Però mi sembra che la fornarina qui, per esempio, non debba preoccuparsi di un lavoro che non le piace. Sì, sì, è vero. Però su questo ci può aiutare di più Caravaggio. Credo ce l'abbia con lei. Scusi, ma io all'uscita devo dire aug? Sì, grazie, signora, sì, aug. Che ti avevo detto? Non c'entrava né cippa né ciotto. Ma le conosce? Non si preoccupi, dopo le spiego. Andiamo adesso che ci aspetta Caravaggio. Se solo sapessimo vedere quanta nobiltà c'è in ognuno di noi. Caravaggio lavorava su questo, amava il quotidiano. E io e il mio lavoro cosa c'entriamo? Oh, lei e il suo lavoro sareste stati molto interessanti per Caravaggio. A saperlo. Nell'arte siamo abituati a vedere personaggi belli, perfetti. Ma nella vita di tutti i giorni chi c'è? C'è il caposervizio, quello stronzo del mio compagno. Ho capito, certo non è un bel momento per lei, però faccia un piccolo sforzo. C'è la gente stressata, no? Ci sono i nobili, ma anche gli operai, la gente comune, insomma. E Caravaggio li amava. E pugnalava, se non sbaglio. Vede come sono crudi questi chiaroscuri? Ma così veri. Veri come sono vere quelle rughe sulla fronte. A Caravaggio piaceva, insomma, raccontare il miracolo come se fosse capitato al nostro vicino di casa. Lei ce l'ha un vicino di casa? Come no? Il ragionier Borchia, il mio affettuario. Non è propriamente un simpaticone, ma insomma... Vabbè, come se fosse capitato un miracolo al suo vicino di casa. Sì, che se ne va e mi regala la casa. Brava, così il miracolo capita pure a lei. Guardi, forse lei è in vena di scherzare, ma primo io non credo ai miracoli. Forse oggi non sono neanche quelli che mi servono. Ho capito. E che cosa le servirebbe adesso? Un po' di tranquillità, di armonia. Ah, ma allora Twombly. Capisce, signorina? A saperla vedere, anche l'arte ci può dare dei suggerimenti molto importanti. Ecco. A saperla vedere, per esempio Twombly, no? A saper vedere Twombly, anche le linee di Twombly ci possono suggerire l'armonia. Un po' meno come si arriva a fine mese, però. Però Twombly ci vuole anche liberi da ogni convenzione, eh? Ci vorrebbe meno pensierosi, più leggeri, insomma un po' più zen, orientali, più puri. Ho capito, ma che significa? Ma non vede il colore dall'alto colato alla rinfusa come farebbe un bambino che scarabocchia? Eccola forse la parola chiave, come i bambini, senza filtri, con leggerezza, più leggeri, leggeri. Sì, all'uscita, grazie. Grazie. Capisce? La leggerezza. A proposito di leggerezza, signorina, lei come si sente adesso? Un po' meglio. Certo, non sono un'altra donna, ma diciamo che almeno per oggi non lavorerò più con l'umore di un vampiro. A proposito, io è meglio che vada. Volevo ringraziarla. Posso fare qualcosa per lei? Beh, veramente una cosa per me potrebbe anche farla, eh? Dica. Ha presente il custode all'entrata? Potrebbe salutarlo dicendogli aug. Aug? Non mi sembra complicato. Posso chiederle perché? Ma non niente, un gioco fra me e lui. Lui capirà. Va bene, ha detto aug. Grazie. A lei, grazie ancora e arrivederla. E aug? Aug. Dove vai tu, Aug?
Dai, dai, diglielo tu. Aug. 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 E col mio fanno 8. Professore, avete vinto un'altra volta. Io che t'avevo detto? Siete proprio sicuro di non voler essere accompagnato? Ah, Mario, lo sai che ho lavorato qui dentro per 20 anni. Vabbè. Aug. Aug. Ci vediamo. Scusi. Auca.